tre giorni di lavori intensi a Gerusalemme, dove si è riunito nella sua quinta sessione il Comitato Scientifico del Terra Santa Museum, la commissione che coinvolge la custodia ed esperti provenienti da tutto il mondo. Abbiamo soprattutto lavorato sulla realizzazione dei cataloghi. Noi abbiamo un grande patrimonio di tessuti, di paramenti sacri. Il catalogo dovrebbe uscire entro breve, ormai dopo 4 anni di lavoro. Ho preparato anche un catalogo sulle un selected work sulle opere che noi possiamo avere dal punto di vista storico, ma anche archeologico, firmani, documenti, eccetera, per avere un piccolo saggio delle varie opere che possiamo avere in custodia. Questo è un velo omerale ed è una parte di un intero operato che ha quindi la sua pianeta, le dalmatiche, e fu destinato al Santo Sepolcro perché nei documenti troviamo notizia proprio della sua collocazione. Addirittura, poiché manca il velo da calice, noi troviamo una risposta a questa assenza, a questa mancanza, perché il velo da calice fu utilizzato per riparare il parato. La storia della presenza cristiana a Gerusalemme è lunga e ricca, pertanto le sessioni di lavoro hanno visto i membri del comitato concentrarsi sulla parte multimediale e le didascalie che aiuteranno il pubblico ad immergersi nel cuore del Terra Santa Museum. Ci stiamo occupando proprio del video introduttivo. Sarà un'esperienza immersiva, multimediale, che dovrà far percorrere ai nostri visitatori 1000 anni di storia, dalla prima chiesa cristiana fino all'arrivo nel 1217 di San Francesco in Terra Santa. Gli strumenti multimediali consentono, attraverso la musica, attraverso il poco parlato, attraverso le fonti, questo viaggio che è introduttivo poi a tutto il resto. Impegnati ad approfondire inoltre il punto di vista sui lavori, che prendono in considerazione la specificità dei luoghi stessi, il gruppo di esperti ha fatto visita ai futuri spazi che ospiteranno i negozi, sia della custodia che del museo, luoghi da sempre destinati ai pellegrini. Siamo in una parte del convento di San Salvatore, in parti sotterranee. Anticamente dovevano essere parti per accogliere i pellegrini, perché sui muri, soprattutto vicino alle porte, sugli archi, sulle pietre lavorate meglio, si trovano ancora iscrizioni lasciate da questi pellegrini nel passato, in particolare nel 1600, 1643, 1639, 1674. Sono tutte date che si riferiscono a un certo periodo della storia in cui i frati erano già arrivati in questo convento e accoglievano nel loro convento i pellegrini. A conclusione dei lavori, il Comitato Scientifico ha poi invitato i consoli generali di Belgio, Spagna, Italia e Gran Bretagna, presenti a Gerusalemme, ad una serata esclusiva per scoprire questo patrimonio unico. Un patrimonio che la custodia di Terra Santa custodisce da quasi 800 anni e che, giunto da quasi tutta l'Europa, vuole essere riproposto al mondo intero. È importante avere degli esperti di queste varie nazioni che ci aiutano a capire meglio il nostro patrimonio. Una volta che il patrimonio è conosciuto, si ritroverà subito non soltanto reso al sicuro, perché quando un'opera è documentata viene conservata meglio. Ed è, credo, particolarmente significativo il fatto che riusciamo a proporre questa promozione della cultura italiana, della cultura europea e del mondo cristiano in Terra Santa in un contesto così, così unico. Quindi veramente è difficile avere delle parole che riescano a descrivere quello che abbiamo appena visto. Non vediamo tutti l'ora di poterlo vedere e toccare alcune delle cose esposte.